In diretta dal circuito di Monte Carlo nel Principato di Monaco va in scena il sesto round della Premier League, stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italiana Team, come di consueto un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi. Hiroshi insieme in cabina di commento, mandando un in bocca al lupo in realtà per una pronta guarigione per Sebastiano Blancardi che ci ha accompagnato finora in questa stagione di Prime. Questa sera invece torna a trovarci il sempreverde Andrea Badolato. Buonasera Andrea. Ti ringrazio per il sempreverde. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Ovviamente salutiamo anche la stanza dei bottoni della direzione di gara, come sempre rappresentata da Ernesto Coppola per i più Mister X. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Or dunque anche il circus della Prime giunge sulle stradine del Principato dopo aver affrontato quelle della Città del Vento. Arriva forse la sfida più stressante tra se stessi, i muretti proprio molto vicini di questo tracciato che, come vedete, intanto nel corso di questi primi 10 minuti di qualifica già costretto a due piloti al ritiro: un Krikkonen che aveva conquistato un'ennesima prima fila, mentre un Super Simo che ancora non era riuscito a far registrare un tempo cronometrato valido. Per il momento svetta in cima alla classifica Ferrari in 1:11.787, l'unico pilota ad aver abbattuto il muro dell'1:12, mentre che si lancia in questo momento River Marathon, suo inseguitore, sì, in campionato, visto quanto accaduto la scorsa settimana. Rapido recap, proprio a Baku, con Ferra ancora una volta vincitore, però non facile, visto che ne sono successe un po' di tutti i colori con le varie safety car, addirittura un finale di gara dove i piloti con la gomma più morbida non riuscirono ad andare più rapidamente rispetto a Ferra che aveva la gomma mediana portata dalla Pirelli, e Ferra, come detto, è quindi uscito vincitore davanti a River Marathon. Ferra intanto che ritocca il suo tempo, resta sempre sull'1:11, però toglie qualche millesimino scendendo sul 705, millesimini che potete trovare nel migliore dei modi sul nostro sito, come di consueto, www.formulatrentin.com, nella sezione statistiche vi è il tracker lifetiming che è splendido, come sempre curato dal nostro staff. River Marathon, diamo uno sguardo ai tempi e a ciò che sta facendo, mentre che Andre sicuramente in un modo o nell'altro tra i referti, tra le pubblicazioni, più o meno ha capito l'ottica di questa Prime. Sembra una sfida a tre tra Ferra, River Marathon e Lewis, che tra l'altro Lewis questa sera non potrà disputare la qualifica per una disputa ricevuta in Azerbaijan, e magari un'opinione Andre su anche cosa ti aspetti come evoluzione della stagione. Sì, avevamo un po' già dato quando eravamo partiti con la Prime come favorito o tra i favoriti Ferra, diciamo un po' tutti. Devo dire che la sorpresa, se me lo permetti, di questa Prime, che ha sicuramente qualche pilota in meno rispetto alla passata stagione, ma comunque dei partecipanti molto interessanti, è Dr. Ru, che secondo me sta facendo un ottimo, un'eccellente stagione. Ha già vinto una gara, 2 volte sul podio, chiaramente paragonato anche alla scorsa stagione, dove era, diciamo, a un livello, secondo me, anche come gestione della gara, di errori, a un livello veramente diverso. Quindi ci sono piloti, diciamo, che sono veramente migliorati tanto. River è una conferma, diciamo, da questo punto di vista. Penso che, come dicevi tu, sarà un campionato a 3. Forse ci possiamo aggiungere anche Leutz, che ha 72 punti, a 4, ecco. Sì, come detto, ci sono queste due belle variabili con le Red Bull di Kiko Driver e Dr. Wu. Qualche innesto ogni tanto l'abbiamo avuto anche con Super Simo, qualche piccolo sprazzo di gioia, e un Krikkonen in attesa della fantomatica conferma sul podio, che già le ultime due gare in top 5 ci è andato tanto vicino ad accarezzare proprio il podio proprio la scorsa settimana in Azerbaijan. E arriverà prima o poi, è un po' difficile, mentre che c'era ancora la gomma di Naspers che abbiamo visto tra le due S delle piscine andare a muro, venire schivato dai piloti che comunque stavano rientrando ai giri, no, ai box, non hanno dovuto abortire un giro, tornare ai box anche River Marathon per prepararsi in attesa di questi ultimi 4 minuti. Per questa sesta qualifica stagionale c'è solo Robin pista, quindi ci spostiamo con il buon Roberto Belli alla sua ennesima prova qui a Monte Carlo, lui che ottenne anche la prima pole della Prime League su questo tracciato quando si esordì nel 2016, una Prime che almeno su questo tracciato ho visto solo una volta. Tra l'altro la pioggia in qualifica anche per oggi sembra poter splendere il sole sul Principato di Monaco. Vedremo l'evoluzione in gara, non lo spoilerò, anche perché non l'ho nemmeno visto onestamente, quindi però lo vado a recuperare e Speriamo intanto bene. tutto nuvolo. Ok. Vediamo come va a chiudere questo giro Robby, l'Antonino Ghe, visto che, anche se ricordando un buon Manzoni, Anthony Nogues, anche se Tori è alla francese. Comunque, Robby, sesto posto in 1:13.535.
ne ha ancora per tirare. Non è stato, abbiamo visto che nel corso della settimana diversi piloti hanno affrontato due giri consecutivi con la gomma soft e lo permette. Forse al 50% non so quanto ne valga la pena, visto il consumo raddoppiato e il fatto che è una gomma che in gara togli il prima possibile o per una safety oppure appena vedi che c'è margine per una sosta. Considerato, ecco, considerato che la media copre l'intera distanza di gara, so, può pure permettere due giri, anche perché in qualifica praticamente parti con 4 giri e mezzo di benzina col carburante minimo, quindi sia la benzina sia la gomma comunque ti permettono di fare due giri consecutivi. Particolare finora la statistica sulle 5 edizioni del Gran Premio di Monaco, ovviamente per questa categoria la Prime League disputate, solo Gilles nel 2017 ottenne la pole, ovvero quindi l'unico pilota che in quella stessa annata poi si laureò, è lunghissimo Robby purtroppo alla Rascasse e conclude così la sua corsa. È un po' alla Schumacher questa mossa, perché la posizione è lì. Infatti, guarda, mi hai rubato proprio le parole. O alla Vettel. Il pilota, la macchina Canva, come diciamo, livello di manovra e di pilota, nulla da dire. Va bene, allora ci gusteremo questi ultimi minuti con l'attacco alla pole, speriamo con quante meno bandiere gialle possibili. Sono soltanto 6 i piloti che quindi potranno approfittare di questi ultimi minuti, con probabilmente la pista che andrà a migliorarsi fino alla fine, visto che il meteo è questo qui in qualifica, non è prevista nemmeno una diminuzione della temperatura, resta tutto invariato, quindi Ferra vedremo in questo momento 1.37 e poi vedremo anche in effetti se c'è quel solito minutino o poco meno o a volte anche qualcosa di più, abbiamo visto, di tempo per capire insomma chi sarà l'ultimo a far registrare un tempo cronometrato, chi si sta lanciando e chi no. Per il momento Ferra è il primo ad entrare nel T3, verrà seguito da Alex Pilotino, poi Dr. Wu è già nel giro. Ok, allora ci spostiamo su Dr. Wu, che almeno dai parziali che ci viene dato sta togliendo 7 millesimi nel T1, vediamo come si comporta nel T2, migliorandosi, 53-143, toglie 289 millesimi, viene segnato addirittura un fuoco, sia nel T2, uscita dalla seconda variante delle piscine dove sgondola troppo lungo, vabbè, tutti qui. Robby, identica. Stanno cercando di imitare tutti i Schumacher, in realtà non importa, si mettono. Non vogliono far finire questa. Vogliono far finire questa qualifica. Adesso mi aspetto che Ferra vada lungo alla Rosberg qui al Mirabeau. Sono rimasti in realtà 4 sono rimasti che possono. Chicco Driver. È vero, Lance non può, giusto. Vediamo Chicco sul traguardo, si migliora i 37 millesimi, scende anche lui sotto il muro dell'1.12, ma non riesce ad attaccare la pole position che per il momento è nelle strette mani di Ferra, a meno di un clamoroso colpo di scena con Alex Pilotino, alla quale mandiamo tutte le nostre energie. Chicco Driver ha perso tutto alla Lascas. Ah, si sta girando per un altro giro? No, si è fermato, sta rallentando. No, alla Lascas, prima della Lascas aveva 2,5 decimi di vantaggio sul suo tempo, quindi era in linea per la pole e ha perso tutta la scassa, ha rischiato anche lui di andare lungo come compagno di squadra. Ferra intanto l'abbiamo visto dal suo onboard, ha abortito il suo giro dopo l'ingresso alla curva del tabaccaio. Per il momento bandiera a scacchi presa per Leutz, quindi termina qui la sessione di qualificazione. Peccato, una di quelle poche volte che avevamo il timer corretto, preciso, c'è solo River Marathon e Chicco Driver che credo stia procedendo lentamente, River Marathon che invece si stava migliorando di pochi centesimi nel T1, variante del porto preciso sul corto, la variante del porto e seconda variante delle piscine, che tra l'altro sono anche due delle curve che verranno controllate dalla direzione di gara nel post gara per tutti quanti i piloti tranne l'ultimo classificato. Titubante qui nell'ingresso River Marathon, aveva leggermente anticipato l'ingresso proprio alla seconda variante delle piscine, ci viene segnalato un fucsia nel T2, attenzione a Cristian Rivero che tenta in qualche modo una zampata, e allora è lì in linea per un 1.11.8, ci vuole ancora un decimino, vediamo se lo trova sul traguardo, non ce la fa per 25 millesimi, si migliora, si piazza lì in prima fila vicinissimo a Ferra. Questa lotta che abbiamo già pronosticato, ecco, in apertura tra Ferra e River Marathon, con Leutz lì a guardare il monitor dei tempi ma con 8 vetture a separarlo da questa coppia che si sta giocando, che si è giocata ovviamente la pole position per questo GP, dovrebbe essere la terza di questa stagione per Fabio Ferracini, e che quasi sicuramente, a meno di capovolgimenti di fronte, andranno a giocarsi anche la vittoria per questo GP. Purtroppo non ho visto la partenza ieri della Master, il
Pullman ha girato prima a curva 1 oppure? No, ha girato prima Ri, che era secondo. Allora, abbiamo 3 su 3 per il momento. Con il Pullman che non è riuscito a stare al comando all'ingresso della Saint-Devaux nella prima tornata. Vedremo se Ferrari riuscirà a spezzare questa catena. È stata abbastanza particolare come situazione. Eppure adesso si fa anche meno strada, parti sulla destra. Sì, ma non è una traiettoria pulitissima. Perché là si tende a passare al centro della carreggiata, quindi è come se dal lato sinistro avessero più trazione. Forse parti troppo a destra, quello è il problema, sei Sì. già troppo sul muretto, magari. Non ho idea, non sono partito dalla pole, te posso dire. Onestissimo. Te l'aveva rubata Robby nel 2016, Bravo. visto. Intanto ci sono le nuvole, come abbiamo visto nel live timing, e non dovrebbe mutare troppo la situazione nel corso della gara, quindi vedremo anche a livello di temperature se qualche gomma potrebbe andare in difficoltà nel entrare in temperatura. Tutto sommato al solito ci aspettiamo una singola sosta, vista la gara al 50%, ma se ne fa una anche con la distanza di gara completa al 100% qui nel Principato di Monte Carlo, visto che l'usura è molto molto bassa. Si rischia eventualmente del surriscaldamento nel T2, ma bisogna veramente essere molto aggressivi, avere delle pressioni un po' spinte. Diciamo non quello che serve in una gara, soprattutto quando si è in 10 per il momento in questa Prime. Vedremo se dalla prossima settimana con la Formula Open arriveranno altri innesti. Tutto sommato si punta al traguardo per poi, tra 2 settimane, tornare su una pista. Non Una una pista, pista un che è molto parcheggio. digerita, sì, perché le vie di fuga Il sono centro sempre lì. commerciale. E mi ricordo che il primo anno che è stato introdotto prossimo GP, non diciamo ancora il nome, il pilota Prime ha imboccato la traiettoria, cioè una chicane sbagliata. Ma se non vado errato, quando è stato cambiato l'ingresso nella pit lane, qualche ragazzo della Prime si era anche sbagliato. No, Poiché ma non prima era dopo solo, l'ultima curva e poi si è messo a prima. proprio il primo anno che c'è stato quella pista, il calendario di Formula 1, un pilota Prime ha imboccato una chicane con 100 metri di anticipo. Intanto disconnessione per Leutz, che è uno dei pochi piloti a cambiare strategia per quanto riguarda la gomma con la quale partire. Fa lo stesso Super Simo che va sulla media, Leutz invece è sulla gomma hard. Leutz che si è disconnesso, speriamo possa riuscire a rientrare in stanza il prima Vado a riprendere possibile, a subito prendere il regolamento a controllo Monaco. della. Ah, è vero, perché non si Ma è sono ancora accesi i caduto? semafori. A me è caduto quando erano il tornantino del Louvre, nella vecchia stazione. Quindi credo bisognerà ricreare la lobby a questo punto. Attendiamo la conferma da parte di Ernesto. Intanto accendono le luci a Monaco. Sugli yacht ovviamente sono accese, perché figurati, stanno belli comodi, belli illuminati, si fanno le lampade. Però anche qui sulle stradine la particolarità è con i Monte Carlo che potremmo correre anche a mezzanotte, visto che Codemaster ha deciso che l'impianto di illuminazione non fatto da un'industria italiana come a Singapore consente di vedere a sufficienza anche per la Formula 1, ovviamente qui nel virtuale. Per il momento Ferrari si va a posizionare sulla prima casella, Leutz che entra ora nell'aria. Purtroppo non avremo la conferma del fatto che ha preso il controllo della vettura, se non inquadrandolo eventualmente quando affronterà la curva 1, perché per il momento viene dato Ghost e non so, Al Ernesto. momento è Ghost. Fa leggere un attimo. Ok, le prego legga, noi intanto lo viviamo Nel caso questa esistiamo comunque, partenza che puoi si. rifarla a breve, quindi. Sì. Eventualmente una bandiera rossa fermerà il tutto. Per il momento i piloti sono pronti per dare il via a questo sesto round della stagione 2021-2022 con la Prime League. River Marathon e Ferra in prima posizione a contendersi la corsa verso la Saint-Devaux per la prima volta per le 39 poi tornate che seguiranno il Gran Premio di Monte Carlo, che scatta in questo momento con Ferrari River Marathon dalla prima fila. Vedremo se le due Red Bull riusciranno a trovare un varco nelle retrovie. Disastro, un Super Simo che perde il controllo e Disastro. va ad impattare contro Alex Pilotino. Gira davanti questa volta Ferra, riesce a spezzare questa maledizione del Pullman. Dietro Krikkonen nella salita verso il Massenea, ruota ruota fianco a fianco con Kiko Driver che deve cedere dall'esterno e deve accodarsi, manca ad impattare contro le barriere. Credo sia arrivato un danno per Kiko Driver che si è appoggiato sì con l'anteriore destra ma anche con l'ala. Bandiera gialla per il momento esposta nel T1, Sembra che credo. abbia ripreso la macchina, Leus. Tutto regolare, quindi si va avanti. Leutz che in questo momento è in settima posizione, attenzione qui al tornantino,
poiché tutto sommato in 10, in 9, in 8 in realtà, poiché Naspas e Rispicutino sono molto arretrati. Non ho fatto caso se era Super Simon Naspas ad aver perso il controllo, poiché partivano vicini. Naspas. Super Simon l'ha appena stampata al portiere, purtroppo è andato lungo in uscita e credo safety car. Per il momento soltanto bandiera gialla esposta. Grafica che sta totalmente impazzendo. No, Leutz, no, assurdo. L'uscita dal tunnel. Sono andato su di lui leggermente in ritardo. Abbiamo visto la corsa della sua Aston Martin fermarsi, ma non l'impatto contro le barriere. Ha totalmente la macchina. Mannaggia. Allora, sicuro adesso mi sa che è fissato. Ferra, no, non c'è nessuno spinge. Safety car. No. Quindi perdiamo, no, purtroppo due interpreti sulla quale abbiamo puntato molto in apertura, Leutz per questa lotta al titolo e un Super Simo come variante variabile. Ferra da questa telecamera un po' schiacciato la prospettiva, Alex sembrava andare a impattare contro le barriere. Alex Pilotino, sì, purtroppo che torna ai box dopo quel contatto avvenuto al via con una delle due McLaren. A questo punto presumibilmente Naspas, visto che ha riportato dei danni, e un Super Simo che sì, era appena davanti a questi due piloti da poco citati, che tra l'altro vanno sulla gomma media, ma sembrava avere la vettura sana. Poi al portiere purtroppo è rimasto poco di sano, è entrato troppo forte. Fossi Naspas Alex Pilotino, andrei fino alla fine, perché questa gara mi sa che non la finiranno tantissimi, quindi se c'è una possibilità di fare una gara a Olivier Panis potrebbe essere la gara giusta. Assolutamente sì, si è già in otto, quindi ne varrebbe la pena. Intanto viene segnalato un piccolo danno dal nostro monitor per Krikkonen e Kiko Driver, piccolo danno sulla destra. Leutz, come ho detto, si è già ritirato, quindi questa disconnessione vale pochino. È un messaggio però che insomma, già prende l'aereo verso la Francia, arriverebbe un po' in anticipo perché tra due settimane, però resteremo in zona tutto sommato. Vicini, sì. Sì. I primi due stanno spingendo, vediamo un po', perché chiaramente devono stare un po' veramente molto attenti. Sì, Ferra che ha poco meno di un secondo di vantaggio nei confronti di River Marathon, poi più staccato Doctor Who a 2,5. Krikkonen in quarta posizione dopo un bel duello nel corso del primo giro con Kiko Driver, che anche lui si è staccato sui due secondi. Un Kiko Driver pressato da vicino da Robby, poiché anche nel corso della salita verso curva dell'uscita da curva 1 e la salita verso curva 2 e 3, si era fatto intravedere già, cioè negli specchietti della Red Bull. Tutto sommato si può fare solo questo qui a Monte Carlo, a meno che non sia una superiorità di gomma palese. C'è poco da inventarsi, o eventualmente stare tanto vicini qui alla staccata della chicane del porto. Credo che Leutz abbia perso la vettura anche per il fatto che avesse la gomma hard, magari così nuvoloso, non era totalmente fredda, si era disconnesso nel primo giro e quindi forse non aveva la gomma in temperatura. Naspers intanto che si è girato in un punto terribile, poiché al Massene per fare manovra qui rompe l'ala, però almeno buon gesto il fatto di non aver utilizzato il reimposta pista, perché era una situazione tanto pericolosa, non veniva nessuno, però ci ha tenuto almeno ad essere sportivo nell'effettuarla lui questa manovra. Un aspetto, come detto, lo attendiamo soltanto al traguardo di questo GP lungo, estenuante, molto molto complicato. Hai detto niente, nel senso che sono 35 giri, ma non per Paolo, ma in generale, perché comunque non è una gara semplice. E il problema di Monaco è quando giri da solo e decidi di girare piano. Io personalmente martedì in pro è stato estenuante la prima metà di gara. Quando mi sono trovato nel gruppo i giri sono volati, guardi la vettura davanti e riesci a quasi non guardarla le barriere, un po' come ne abbiamo parlato la scorsa settimana in curva 8 in Azerbaijan. Stando in scia la vettura crea problemi, quando invece sai che devi soltanto mettere la quarta e entrare. Intanto ci sono diversi flap anche nella prima variante delle piscine. Non credo che Naspas abbia ulteriormente danneggiato la sua ala anteriore. Sì, non c'è rimasto più nulla purtroppo sul musetto della sua McLaren, quindi viene anche doppiato un giro in meno. Però dai Paolone, come detto anche rispondendo ai commenti su YouTube, leggevo un po' di anche curiosità, perché in effetti ci può stare, magari dei ragazzi che ci seguono da poco si domandavano come mai avesse tutte queste difficoltà, avessero tutte queste difficoltà alcuni piloti. C'è anche chi si arriva semplicemente 10 minuti fa dal lavoro, ha poco tempo per allenarsi, però ci tengono ad esserci, e soprattutto ci tengono ad esserci in questa categoria qui in Prime per il gruppo che si creò fin dal 2016. Quindi
personalmente fa molto piacere anche solo leggere la loro iscrizione ogni volta ai campionati, sì. Tra le varie liti, tutto quello che succede in categorie più blasonate, il fatto sempre di vedere che comunque in un modo o nell'altro ci provano, e qualche soddisfazione Naspers quest'anno se l'ha anche tolta finora, perché in Portogallo andava veramente bene per la top 5, fa sempre tanto tanto piacere. Certo. A Bago è arrivato quinto. Sì, anche sono arrivati 6, non vado errato, però è arrivato quinto. Nel 2017 arrivò anche quarto. Sì, erano in 4. Ferra intanto riesce a tirare appena fuori dal secondo River Marathon. Se non vado errato, nel 2019 Ferra e River Marathon proprio si giocarono la vittoria qui a Monte Carlo a causa di un testacoda, non ricordo purtroppo chi dei due, se era Ferro o River, alla seconda variante delle piscine, credo River, che era in grande vantaggio con Ferra, purtroppo andò a commettere quell'errore e poi con la sosta ai box posticipata da parte di Ferra riuscì a prendersi la posizione ed anche la vittoria. Intanto purtroppo c'è un altro danno segnalato dalla timing per Naspers, che torna di nuovo ai box, dietro il gruppo è decisamente staccato con Alex Pilotino quasi al minuto nei confronti di un Robby che continua ad inseguire da molto vicino a Kiko Driver. Ed è più blu con questo nuvoloso, almeno dall'onboard, il blu dell'Alpina di Robby, no? Oppure ho sbagliato le impostazioni sullo schermo, vedo i colori con più contrasto. Al volo. È arrivato un piccolo danno anche per Kiko, per Dr. Wu, per Kiko ce l'ha fin dal primo giro, così come Krikkonen. Leggero danno all'ala anche per Dr. Wu in terza posizione con 2 secondi di vantaggio sul suo compagno di scuderia. No, c'è abbassato su Krikkonen, giusto. Si riavvicina anche River a Ferra con le due Alpine, quindi a pressare il proprio rivale. Attenzione a queste bandiere gialle al T1 e al T2. Ai box Doctor Who, gomma hard e cambio dell'ala. Nel mentre che River invece si riporta sotto al secondo, un po' solito di effetto elastico, l'abbiamo visto in diverse gare tra i due, tra Ferra e River Marathon, in particolar modo in Spagna, dove fu davvero una bella lotta tutta sul cronometro, separati i piloti di a 2 secondi, insomma, per tutto quello che era successo in gara. Tanto credo lungo di Robby, perché si è staccato un po' del Kiko Driver per un momento, era stata esposta la bandiera gialla. Ha rotto l'ala, penso al casino. Allora perde un po' di non so se ha toccato con l'anteriore sinistra, 100 anni anche per Dottor Wu. Mannaggia, cioè, questa gomma hard, credo che anche con il nuvoloso, come abbiamo detto in precedenza, ma sia forse la scelta senza peggiore. Ala e vai box, c'è una carneficina di ali. Credo che Ferra si stia più preoccupando di eventuali flap che potrebbe incontrare lungo la sua strada che di River, perché sì, sta lì dietro, fa anche il giro veloce adesso, però è lì dietro a Monte Carlo, tutto sommato meno di un tuffo scellerato, un po' complicato provare. Stavo l'attacco. Guardando Ferra, praticamente gira 1,5 metri dai muretti. Qualsiasi muro, non si avvicina per niente. Perché è abbastanza anche se calmo. Monte Carlo, come diceva Raffaele, guidare anche in maniera così non si può mai sapere. Anzi, per esperienza personale, guidare in maniera conservativa a Monte Carlo ti fa solo rompere altre ali. Speriamo vedremo che l'ingegnere di Ferra non ci stia sentendo. No. Vedremo se arriverà, potrebbe inventarsi qualcosa eventualmente in quell'unico giro che si prenderanno un rischio con un undercut a questo punto, visto che la soft verso la decima tornata dovrebbe iniziare ad avere il suo primo calo. Sono curioso della scelta, perché mi sarei aspettato tutti un passaggio sulla gomma media, invece Dr. Wu mi aveva smentito preferendo l'hard. E vediamo, che è così nuvoloso, non so se la media riesce ad andare in temperatura e farlo questo undercut. Ma già la hard che ha messo Leutz in gara era follia.
Lewis è stato anche sfortunato dal fatto che era disconnesso, quindi il botta non ha portato in temperatura la gomma. È stato un vero disastro, una congiunzione. Sì, anche perché ha aperto la macchina in maniera poco netta, in uscita dal... Sembrava da sé dritto. E allora ci siamo fatti un giretto per le strade del Principato dal Lombard ai River Marathon all'inseguimento di Fabio Ferracini, che per il momento nel corso della nona tornata di 39 guida il sesto round della Premier League stagione che sia 2021-2022 davanti proprio al primo citato River Marathon. Krikkonen in terza posizione che sembra alla portata, mi sposto su un altro pilota, però insomma davanti a Krikkonen c'era Dr. Wu che ha danneggiato l'ala, si è fermato di nuovo ai box dopo averci fatto una sosta, ora è lontano 45 secondi da Krikkonen. Dietro di Krikkonen c'è un Kiko Driver che è a 3 secondi e mezzo dopo essersi scrollato di dosso Robby che l'aveva prestato da molto vicino ai primi giri, adesso sta cercando di imprimere un ritmo, di riavvicinarsi nei confronti di Christian Redaelli in terza piazza, e poi più staccato Robby che si è fermato, è passato la gomarda ai box Ferra nel mentre attenzione viene sposta la bandiera gialla. River non so se ha fatto qualcosa, seguito da River poi che la bandiera gialla non lo so se l'ha provocata l'ex pilotino, ne dubito. No, non io ho visto quasi 4 secondi di ritardo, infatti sono 3-8. Credo sia rimasto sorpreso dall'entrare box di Ferro, volesse rientrare box anche lui. Era oppure ha toccato secondo, con la posizione destra, è entrato troppo stretto Ferro che tra l'altro si trova proprio dietro a Krikkonen. Kiko Driver ha cambiato l'ala nel frattempo. Allora attendiamo conferma magari dall'eventuale ingegnere al PID se ci sono ragazzi in chat, perché dalla minimappa l'avevo visto fermo il pallino dell'Alpine di River Marathon, capitato in passato anche durante la settimana di test, leggevo che alcuni piloti avevano avuto delle difficoltà con l'ingresso in pit lane particolarmente stretto. Crimo che intanto molto sportivamente fa vai vai con la manina al suo caposquadra. Dr. Luke effettua la miglior tornata, un Krikkonen che presumibilmente tornerà ai box in questo giro, a questo punto anche per un'eventuale pressione nei confronti di un River che non so se ha danneggiato l'ala, non credo, perché non gli è stata sostituita ai box, eventuali danni al fondo, perché magari toccando con la posteriore destra potrebbe esserci anche un danno ai sidepod, un Krikkonen anche lui gira molto calmo da quanto meno angolo di sterzo possibile. Credo che rimarrà. Ho la sensazione che rimarrà in pista Krikkonen. Non so. Ah, è vero, c'è il River, giusto? Penso fosse più lontano. Resta fuori sì. In pista per tenere dietro, far accumulare un po' di gioco di squadra. Infatti vediamo che sta perdendo tantissimo. Un bloccaggio abbastanza palese da parte del pilotino, sì, un diciamo po' di panico. Che è una... c'è poco da inventarsi qui per River. Dovrebbe cercare di prendere la scia dentro il tunnel. Perché mi sembra veramente. C'è un po' di larità in chat in questo momento, ma vediamo se River riesce nel sorpasso di Krikkonen. Vicinissimo qui sotto il tunnel, addirittura dall'esterno. Eventuale incrocio della traiettoria, virtuale interno, molto profondo e staccata. Va lungo l'incrocio della traiettoria da parte di Krikkonen. Arrivano al contatto con River, che in qualche modo ha provato a restare in pista. Ha preferito non tagliare il richiamo verso destra della variante. C'è stato il contatto anche qui, in uscita dal tabaccaio, molto vicino. Un River che credo debba mettersi l'anima in pace, aspettare la sosta di Krikkonen, poiché Ferro ormai è scappato. C'è questo danno per River. Sì. Ha perso praticamente, ha perso 4 secondi, quasi 5 secondi in questo giro. Eh sì, per un momento ad 8 era arrivato Krikkonen da Ferro, vediamo con River Maro 9-4 in più con il danno. È complicato. Ma la cosa bella è che se si ferma uscirà dietro Krikkonen. Quindi secondo me River continuerà fino alla fine così. Ah sì, a questo punto non so, Krikkonen ok il gioco di squadra, ma plausibilmente ha perso anche l'eventuale, almeno in pista, in corso di 12° giro podio su Kiko Driver. Aveva 2-3 secondi di vantaggio su Kiko, che è il cambio dell'ala, ma ne ha 6. Anche Kiko l'ha sostituita l'ala, quindi sì. Beh, estremo sacrificio che... estremo sacrificio, però ti posso dire che da una parte anche era prevedibile, nel senso che questo Krikkonen là davanti, ora starà in pista per fargli perdere un po' di tempo.
po' di spazio po'. Anche era un po', diciamo. Sì. Ma vediamo, magari ha il ritmo per risalire su Kiko 3, perché in un modo o nell'altro perdendo, in quei primi 10 sì. giri gli aveva dati questi 3 secondi. Tantissimo. Sì, ma tantissimo sotto sterzo di vero. Cioè 12 secondi, 2-3 secondi al giro sta perdendo. Vediamo che chi con questo. Ah, i box River. Però uscirà sicuramente dietro a Kiko Driver, aveva 16 secondi. Sì, ma non stava in pista. Era un danno. Probabilmente un po' più pesante di quanto ci viene segnalato nella timing a questo punto. Molto lenti anche. Ah, penso che abbia toccato anche dall'altro lato. Il time te ne segna uno solo, però se le rompi entrambe le terribile. Raggi... È terribile per arrivare anche dietro a Cricolo. Te l'ho detto, scusa. Che usciva dietro. Non ci volevano un 18 dietro... secondi, mi aspettavo molto di meno. Ci vogliono 19 secondi più i 5 secondi per l'altro. Ah, è vero, giusto. Beh, per Robby ci sarà, penso... Alex Guadino a muro a Mirabò alto. Sarebbe stato terribile, anche se adesso River, per andare al sorpasso di Robby, aveva preso in pieno quel dosso, avesse ricevuto dei danni, visto l'impostazione su simulazione. Sale in quarta piazza River, ma a 5 secondi e 6 da Krikkonen, che in questo momento è lì sul podio a 5 secondi da Kiko, quindi mi sembra anche un Krikkonen che ha un bel ritmo, e questi tre piloti potrebbero riunirsi per la seconda, terza e quarta posizione, mentre gli altri sono un po' più staccati. Un Robby che eventualmente, se riesce a restare con la carotina lì davanti, per carità, c'è una abissale differenza di gomma tra la media di River e la hard di Robby, però potrebbe esserci anche per lui quella motivazione di stare quanto più vicino possibile ed eventualmente sperare che davanti succeda qualcosa. Tanto dei danni segnalati anche per Alex Pilotino, che torna ai box in settima piazza per il momento. L'unico portacolori Ferrari da un po' di gare a questa parte, con Matteo Profilo, che purtroppo dopo Mati le belle... Puzzo, un Mati Puzzo, giusto, un Matteo Profilo, l'ho impicciato, non mi capita. Un Mati Puzzo che dopo le prime belle sensazioni che erano arrivate in Bahrain, in Cina, nelle prime comunque buone gare dove la velocità l'aveva dimostrata, sì, qualche errore, dalla penalità in Spagna, se non vado errato. Ok, il boccone amaro, però un po' scomparso, mi spiace... Ma soprattutto io so lo scomparire. So di chi è la colpa. È Alex Pilotino che gliela date sopra. No, no, test. È di Long che lo voleva soldare nel field. Ah, ecco, sì. Ha avuto paura, ha detto responsabilità. Si è fatto più trovare. E allora penso che momento... sia in chat Long stasera. Sì, sì, più volte in chat ha paragonato più volte sì, Krikkonen, cioè, che stanno facendo un vademecum della cioè, della Long. Un Krikkonen che, insomma, da questo nickname è palese che si riferisca a Raikkonen. Un Krikkonen che più volte è stato paragonato dal buon Long a un altro pilota finlandese che veste i colori della Mercedes, che ha comunque fatto la sua carriera, e che carriera, però insomma, i titoli di vice campione di costruttori sono lì, sì, maggiordomo, però insomma, pilota guidato che per... ha più, più pole position senza mai aver vinto un mondiale. È comunque una statistica. Vallo a battere, vai a trova una vettura per fare la pole position. Vettura, ce la devo dire. È complicato. Soprattutto stando in squadra con il leader del team, alla quale la vettura è costruita su di lui, quindi... Non solo la vettura, pure la strategia, lasciamo perdere questo discorso. Quindi solo in qualifica in modo di stargli davanti. E quindi bravo, comunque bravo. Il livello è ancora il migliore in Italia, a livello generale più alto non lo trovi, ma rispetto al 2020 c'è stato un calo evidente. Luigi, dalla chat era qualche domanda... Ah, della Master, ok. Della Master, del livello, diciamo, del... Ah, intanto errore di Krikkonen. Errore di Krikkonen... nell'ultimo settore in accelerazione, non so se ha rotto qualcosa, esattamente sì, all'anteriore danneggiato, sì, ero su di lui ma stavo guardando la chat, parecchio quindi... danneggiato, sì. Però, molto sì per entrare in box. No, si parlava in chat del un po' del livello dei campionati, della situazione dei vari campionati,
delle considerazioni sul livello della Master e dei campionati. Tra l'altro ci saranno novità per quanto riguarda qualche novità regolamentare, quindi cercheremo un attimo di migliorare la situazione in Master e vedremo anche il Prime. Ma un po' in tutti i campionati il livello generale è buono, il problema è mantenerlo questo livello generale o trovare insomma altri piloti, perché vabbè, inserisci lui, è il primo che capita e via. E, insomma, la conferma del saper stare in pista senza aiuti alla guida, perché è, sì, la simulazione, Formula 1, eccetera, eccetera, è una nicchia, però stiamo vedendo campionati pieni anche di ragazzi che semplicemente si collegano la sera, fanno quella gara come di campionato, come se fosse una lobby qualsiasi, semplicemente l'affrontano in questo modo leggero, anche con gli aiuti, quindi non è così facile proprio trovarli i piloti disposti a correre senza aiuti con queste regole, e poi che vadano forte, perché insomma, se ti colleghi poi stai sempre ultimo, un po' difficile da mandare giù, soprattutto prendere un impegno per 6 mesi, 6, 7 mesi, 8. Il problema della Master è legato anche al livello, non che la Pro, secondo me anche la Sport, la Prime quest'anno è scesa di un po' di un gradino, anche perché l'anno scorso era una Sport 2.0 sinceramente, e mettere i piloti in Master non è semplice, perché sì, è vero che magari leggevo anche un po' il livello leggermente forse diciamo verso la parte finale, ma nemmeno più di tanto, perché là davanti fanno veramente dei tempi stratosferici, anche il passo. Ma mettere in pista piloti così in Master non è nemmeno semplice, perché come dicevi tu Raffaele, se non è competitivo uno, che non penso che molto c'è, cioè molto a divertirsi a correre da soli a farsi 70-80 giri oppure gare solitarie. No, ti posso assicurare che non è più niente divertente fare gare in solitario. È quel discorso che magari si era fatto quando avevamo campionati più pieni anche in Master, dei campionati a diverse velocità, insomma i primissimi fino alla sesta posizione, poi gli ultimi a giocarsela tra di loro, anche una rivalutare il, cioè rivalutare se stessi per primi, dire ah ok, qui non vinco, non è che abbandono e via, ok me la gioco per il decimo posto, come tutto sommato alla fine avviene anche nell'eventuale Formula 1 reale, ecco. Con i ragazzi del Nation l'interessante stava anche lì, perché non puoi far vincere tutti quanti, la tua sfida personale è battere Tizio che ha quella vettura, qui la propria sfida personale potrebbe essere quest'anno per un Alessio Fiorino già riuscire a stare lì in top 10, che aveva dimostrato una grande velocità nelle social race, poi da quando veramente sono iniziati i campionati, quando si è iniziato davvero a fare sul serio, è stato un po' il livello anche, cioè, sì, quello sì anche. Però io lo metterei tranquillamente lì, scia con Z Pro Mauro e tutti gli altri, ad oggi ormai per la sesta posizione, anche con l'abbandono di Mica e Luca D'Amico, per carità gli impegni anche lavorativi, ecco quello che leggevo dalla chat con Luigi, tutto sommato sì, mancano gli under 18 ed è anche un po' lo specchio di un'eventuale mancanza di cultura eventualmente del motorsport, perché tutto sommato in Italia diciamo vengono favoriti altri sport anche tra i giovanissimi, anche... Diciamo Raffaele che due campionati al 100, non so se in Italia c'è una comunità che fa due campionati al 100, e intanto Robby ha un'altra sessione, sono comunque, è un impegno importante, è un impegno non da poco, senza aiuti chiaramente, quindi comunque un livello abbastanza alto già in Pro, perché anche in Pro il livello è alto. Adesso io vedo Fabio come va. Con queste impostazioni credo io... Non so, cioè non lo so se ce ne sono, ma con queste impostazioni ad oggi sono sicuro di no. Ben venga magari qualcuno mi smentisca, mi consiglia, e per un amichevole almeno ci divertiamo, perché in realtà l'abbiamo visto anche a livello mondiale, quando poi ci siamo trovati ad affrontare siti blasonati all'estero, avevano impostazioni tra virgolette più diciamo discutibili, digeribili, dai. Ma anche digeribili, più ma leggere, ecco. Soprattutto sul danno delle auto impostate su standard, quando noi giriamo non so 4-5 anni su simulazione. Sì, gli sport dice Long sono al 50, nemmeno al 50, quello è un altro diciamo tema, magari lì io sembrerei, cioè demoliscono il gioco pur di mettergli le gomme in temperatura, cioè non è, qui io alzo veramente le mani, perché intanto dottor ha toccato al tabaccaio, piccola sfumacciata, speriamo non abbia riportato dei danni.
Abbiamo preso un po' più alla leggera. Sì, ha riportato i danni Doctor Who. Abbiamo preso un po' più alla leggera perché lì davanti, tutto sommato, sono separati i piloti. Insomma, non abbiamo Singapore per far chiacchierare, abbiamo Monaco. Però, comunque, siamo rispondendo a Long, per come la vedo io, sono gli sport presi chiaramente seriamente, fatti seriamente, non che siano delle buffonate, virgolette, per carità. Io se dovessi fare delle gare di sport per simulare la Formula Reale farei un 100%, cioè lo so che sono gare noiose a guardarle magari, però credo che sarebbe più serio fare cose, diciamo, in linea con la realtà, cioè se noi vogliamo veramente emulare, parliamo di situazioni appunto di emulazione della realtà, io farei gare al 100%, poi per carità magari al 50%, cioè cos'è? Però non è fruibile una gara al 100 con una classifica completa come fanno loro gli sport. Mi ricordo ai tempi di Amos, vedevo gare al 25, cioè cose. Sì, vabbè. Cose senza no, quest'anno hanno cambiato leggermente il format. Fanno un giorno, non mi ricordo quando, scusatemi, ignoranza, sembra mercoledì. Fanno la qualifica completa e poi il giorno dopo fanno la gara. Okay. Intanto Krikkonen si stava girando. Un miracolo. Giro richiesto perché sia no, da Luzzato, non glielo chiedo perché ma per il traverso è per il Blu-ray, voi dalla direzione di gara dovete anche dire è per il Blu-ray, non segniamo. È per grazie tanto bandiera gialla nel T2 con Naspaz che si fa doppiare, segnalo Naspazzone in modalità vacanziera che si sta facendo un giro turistico, sta pensare. Cercando casa per l'estate, sì, esatto. Qualche annuncio. Stavolta credo sia Alex Pilotino per il doppiaggio, sì, con Ferra 87 che si è presa ad andare a iniziare il 22esimo giro. Va ora al doppiaggio di Alessandro Capuozzo in vesti Ferrari quest'anno, un Krikkonen molto vicino a Doctor Who. Dopo quello spaghetto in uscita dalla seconda variante delle piscine è tornato di nuovo sotto alla Red Bull per la quarta posizione. Attenzione, c'è River che sa guadagnare due secondi e mezzo. Un River che chiudere al secondo posto visto come si era messo la gara 10 giri fa sarebbe un miracolo. Krikkonen di nuovo alla seconda variante delle vicine, questa volta all'ingresso, pesante da andata per lui, ha 11 secondi di vantaggio in confronto di Robby, quindi perderà la posizione sull'alfiere Alpine. È una lotta importante anche questa per il costruttore, visto che Alpine che è disconnesso. E Mercedes è disconnesso, sì. Non riesco ad invitarlo, provo io. Non ci siamo persi nulla poiché River Marathon è di nuovo tornato sotto a Kiko Driver, ma non è ancora riuscito a trovare né il varco né l'eventuale parvenza di un tentativo d'attacco a questa seconda posizione insperata per come si era messo la gara del pilota Alpine una quindicina di giri fa. Kiko Driver che segue a 20 secondi nei confronti di un Ferro 87 saldamente al comando di questo sesto round con la Premier League. Hai visto, ma che bello, siamo riusciti a ristartare la live ed anche Robby è appena riuscito a rientrare in stanza a 25 secondi di vantaggio. È appena riuscito a invitarlo, ma che bravissimo, a 25 secondi di vantaggio in confronto di Doctor Who, a sua volta inseguito ancora una volta da un Krikkonen che in un modo o nell'altro si è decisamente complicato la sua gara questa sera, sacrificandosi Doctor un più Who ancora in box. Di nuovo alla danneggiata. Vorrei ricordare che il record a Monaco è di 12 cambi d'ala. Risulta di Lopensky Pro 2020. Beh, Naspers per il momento è a 5 soste, però Paolo da qualche giro si è dato una calmata, quindi ancora deve mangiare. Tanto buonasera anche, mi piace molto questa cosa, non so se lo vedono tutti dalla live, però Enzo Tortora 17 a me viene mostrato come prima volta che commenta, quindi mi fa anche piacere che i ragazzi, può capitare anche che c'è qualcuno che segue silentamente, qualcuno anche un po' più timido, ci può stare, quindi benvenuti a tutti quanti, grazie, buonasera anche al buon Enzo Tortora 17, NC continua il confronto con gli altri e è data così, purtroppo intanto distacchi che sono saltati per la il rientro in stanza da parte di Robby. Vediamo se River ha trovato panico proprio alla staccata del porto, il doppiaggio non il punto migliore perché era in piena traiettoria, fortunatamente il ghosting ha funzionato e
Si prosegue questa lotta per la seconda posizione tra Kiko Driver e River Marathon. Come detto, una lotta particolarmente importante per River, per tenere almeno la scia di Ferra, perdere quanti meno punti possibile. Ma è un Ferra che ad oggi ha già 30 punti di vantaggio nei confronti di River, un rullino di marcia in queste prime 5 gare molto molto positivo per il buon Fabio Ferracini. Tutti e 5 le volte in top 5, 4 volte di queste in prima, in lì sul podio, e 3 vittorie. Vuol dire che anche dall'onboard sembra quasi non volerci provare su Kiko, che si tiene a debita distanza. Probabilmente spera in un errore da parte del pilota della Red Bull, già a podio una volta in questa stagione, cerca la riconferma. C'era stata già anche l'occasione in Cina, sottratta proprio dal suo compagno di scuderia Dr. Wu, che aveva commesso un errore in trazione in uscita da curva 3, sfiorata la doppietta in Portogallo. Purtroppo una penalità sotto la bandiera scacchi ha sottratto l'1-2 Red Bull con la vittoria di Dr. Wu, con secondo sotto la bandiera scacchi Kiko Driver. Ma poi per una penalità per limite della pista inflitta dal gioco ha dovuto cedere quella seconda posizione proprio a River Marathon. Prova una traiettoria differente River, prova ad andare ai box per mettere la soft, fare il giro veloce e provare a ritornare sotto a Kiko. È una strategia, sì, che può essere efficace. Tanto aveva 35 secondi di vantaggio su Rob. Piuttosto che stare bloccato dietro a Kiko in questo modo, il punto del giro veloce. Ed eventualmente potrebbe anche tornare sotto a Kiko, se quello sì, probabile. Tanto cioè, fosse stato una 100 dove avrei detto possibile, se non sicuro. 50, sono 11 giri. Io ne approfitto per riscattare un bevete. Intanto, sì, ragazzi, ricaricate la live perché l'abbiamo interrotta e fatta ripartire perché si era bloccata. Appena ho premuto per invitare un pilota, è esploso tutto. Quindi, dispiace. Io ho riscattato un bevete. Quindi, se anche Andre e Ernesto vogliono favorire, prego, fate. Io ho già dato. Grazie. Ciao, prendo il cicchetto. Sciroppo. 19 secondi in questo momento tra River Marathon e Kiko Driver, quindi con un'eventuale sosta River sarebbe anche davanti a Kiko, che deve portare la sua vettura al traguardo senza guardare troppo il divario che si andrà ad assottigliare proprio con il suo rivale, almeno per qualche tornata fa. Ferra inizia ad andare un po' più pesante anche in frenata. Mirabeau, bloccaggio dell'anteriore destra, in realtà un bloccaggio abbastanza tipico, però particolarmente prolungato da parte del pilota Mercedes in staccata. Lo vedo girare anche un po' più vicino ai guardrail, insomma cerca anche il modo di darsi una svegliata, perché insomma 39 giri da solo è un po' difficile restare attenti. Io ho notato una cosa, che da quando ha cambiato gomma, da quando è uscito davanti a Krikkonen, cioè è stato passato prima, non ha più usato l'ERS, e se proprio Ferra... per non prendersi nessun rischio. E se Ferra spingesse per avere il margine con Kiko Driver, che adesso è sui 20 secondi, fermarsi, mettere la soft negli ultimi giri e prendersi quel punto? No, non penso che si prenda questo rischio, perché per spingere può andare a muro. Conoscendo Ferra, non sapendo il rischio. Magari un Ferra più consapevole delle proprie potenzialità e dice sì, lo prendo, ce la faccio. È un Ferra che ha ottenuto anche uno dei pochi, da quando ho un modo di curare questa statistica, un Grand Chelem, ovvero in la partenza dalla prima posizione, sempre in testa per tutta la gara, il giro veloce e ovviamente la vittoria in Spagna. E nel passato ricordo solo Fab riuscì ad ottenerne qualcuno. Arriva 13-5. Però oggi non ci riuscirebbe perché è stato mezzo giro dietro prima. Però conto il passaggio sul traguardo io, perché anche vedere il chilometraggio è un po' impicciato. Oddio, Ferra stava andando a muro al tabaccaio. Non complichiamoci allora la vita, anche Fabio non credo se la vorrà complicare.
Impressioni sul Qatar ci domandano. È una pista da MotoGP, non mi fa né caldo né freddo. Non ho visto girare di più. Le lame in Formula pista 1, vedremo però. domenica. Le lame in pista tra Mercedes che metterebbe. Io sono sorpreso del fatto che aspettano le prove libere per poi decidere i track limits. Ma insomma, forse fosse la gara così della domenica organizzata all'ultimo. Ah, ma là in quella curva può capitare questo, mettiamola adesso. La Formula 1, No. vale 80.000 simulazioni e poi dopo ve ne accorgete. E tu considera che non ci hanno mai girato in Qatar, quindi. Tanto il doppiaggio Naspaz, poi Krikkonen, no, che questa situazione non crea nessun problema perché uno va al doppiaggio dell'altro, l'altro va al triplaggio, credo, per Naspaz. Però dai, la traiettoria di una Formula 1 te la immagini, la velocità con la... ci arrivano lì al limite con la MotoGP, devi mettere il verde, la Formula 1. Insomma, l'IndyCar ormai viene concesso tutto, la Formula 1 lo sai, Basta che non andrà lì. fanno come che era Miller e Rins, che Panico. si è preso l'ultima curva. Lei non mi guarda la No, MotoGP, che non lo ricordo. No, Io idem, personalmente anche delle il moto silenzio è abbastanza preferisco. indicativo. No, ma Se te sì, non per lo carità, pesci, sì, lo io sa seguo anche le sicuro. moto, assolutamente. Però preferisco personalmente molto di più la Moto 3. E quando sono fuori alle varie gare, ai vari impegni, ecco, non mi danno l'anima se non riesco a vedere la MotoGP, quello sì. Altro da narrare per il dottor Wu. Anche perché personalmente. È proprio uno sport da veramente matti. Bisogna essere matti per andare forte in macchina, tutto quello che vi pare, ma quel particolarmente da scocciati di testa. Massimo rispetto, quindi ancora di più, però ho sempre il terrore. Arrivare intanto è arrivato ad 8 secondi nei confronti di Kiko Driver, ancora 7 giri, quindi ampio margine per tornare sotto al pilota della Red Bull, mettere molta più pressione con questa gomma più morbida e magari Potremmo riuscire a fare pure un'altra trazionare. cosa. Eh sì, su rompi 30 secondi ancora e eventualmente riuscire a trazionare bene, forse in uscita dal portiere per tentare l'attacco nei confronti di Kiko Driver. Poi alla staccata del porto dovrebbe aver preso anche il giro veloce, sì, 1:13.533. Sì. Ovviamente stando nei limiti della pista, ce l'auguriamo. Spero per lui. Adesso ha il dubbio, rimetto un'altra software. Comunque mi hai fatto venire il dubbio, perché l'ho detto? Mannaggia, metto ansia in Ma io lo questo farei. momento. Beh, dai, io adesso che arrivi sotto a Chicco con la gomma fresca, un modo. Ah, Almeno un tentativo. se in un giro non lo passi, box con la nuova rossa, Sì. altro ci vedo. Cioè, giusto sta tranquillo. A meno che ti tieni attivo. Un po' di spazio anche a Robby per il momento, saldamente in quarta posizione. Poi, insomma, aspettiamo sì il postgara, ma aspettiamo anche la bandiera a scacchi. Poi, no, ogni tanto succedono cose. Robby che per il momento in questa sua ennesima stagione qui su Formula Italian Team, dal 2013 sicuro, 2012 ho qualche No, dubbio nel prima, siamo cervelletto, già al anche prima. È 2011. la Sì. Peppa. Me E in questa ennesima allora stagione lo coi ricordo soffitti. perché gli davo lezioni di guida in pista, non È per altro. impossibile. Allora, io ci hai spoilerato Oh, la cose nel tosse. pregare. Non lo dico, però seguitelo per maledizione. Prossima settimana potrebbero accadere cose belle. O brutto, dipende. Anche sì, dipende dal punto di vista, poiché Come puoi mi ritrovarti in pista con. divertirò mercoledì, io mi tengo libero. No, boom di iscrizioni, sicuramente per la Open. Cioè non... I ragazzi nuovi, vai, prego, entra direttamente nei campionati, ci voglio correre io contro di tizio. Non... Ci mettiamo dietro di lui per tutta la gara e lo stressiamo. Va bene, va bene. E diciamo, Ah Robby, no, io che farò direttore gara, non mi interessa. Ah, Non niente. correrò. Ma devo togliere la soddisfazione.
Robby che per il momento in questa sua ennesima stagione di fit ancora non era riuscito a conquistare una top 5, per il momento in quarta posizione, una stagione per il momento di magra, in penultima posizione in campionato, l'undicesimo con 6 punti portati alla causa Alpine, un Alpine come detto anche in ottica costruttori è lì in lotta con Red Bull e Mercedes, quindi per Robby farebbe molto comodo questa prestazione. Un quinto posto per Raikkonen, che si è messo dietro al suo compagno di scuderia da diverse tornate, si lascia guidare per le stradine del Principato, ed è un Raikkonen che per la terza volta consecutiva andrebbe a conquistare la top 5. Noi finora in nella sua stagione di esordio, e niente, che fatica nella sua stagione di esordio l'anno scorso in Prime non aveva mai conquistato la top 5, anche nei primi 3 GP di questa stagione, poi dalla Spagna è arrivata questa consacrazione nei primi 5 della classe, riesce per il momento a restare lì ed è molto solido in qualifica, si è più volte confermato con un buon ritmo, una buona velocità, anche con una traiettoria, visto che avevamo davanti a lui proprio il suo compagno di scuderia e leader del GP, Ferra ha fatto una traiettoria un po' particolare col tornantino dell'Ost. Sesta piazza invece per un Dr. Wu attanagliato dai danni all'ala in questa sua serata assolutamente grigia, così come le nuvole che c'erano fino a una mezz'oretta fa, per la verità ci sono ancora, però il cielo è molto più limpido, molto più chiaro rispetto a quanto abbiamo visto alla partenza di questo GP. Chiudono in settima posizione Alex Pelotino ed in ottava ed ultima Paolo Nasonte Naspaz, mandando un saluto, riparlando di Naspaz, anche a tutti i ragazzi che avevano commentato su YouTube durante la premiere, facevano domande, cioè, però giustamente non rispondevamo perché non eravamo live. Se volete farci le domande live vi aspettiamo su Twitch, ovviamente sempre Formula Italian Team, il canale, tanto sovrasterzo al portiere per Naspaz appena davanti a Doctor Who, e quindi eventualmente vi aspettiamo anche lì per nei confronti delle chiacchiere, anche la curiosità genuina. Dr. Wu, la variante del porto, ha cercato di spostare il gardello all'esterno, c'è poco spazio lì, non credo si vada subito in mare, però la banchina è particolarmente sottile, bandiera gialla per un momento nel T1, sembra tutto in ordine, nel mentre che River è tornato sotto a Kiko Driver, e quindi vediamo se riuscirà in questa manovra di sorpasso. Oh, mancano 3 giri al termine, decide di rifermarsi e mettere un'altra soft. Danno per Ferra, danno all'ala, leggero sulla paratia laterale destra, ci segnalato dal monitor. 3 secondi subito. Respira, occhio, perché River adesso si sfrega le mani. Se riuscisse a sopravanzare Chicco, dita a Robby di staccare l'ers. Si fa vedere anche qui all'ingresso al tabaccaio, 15-8, lo stesso Chicco sta guadagnando parecchio nei confronti di Ferra, un River vicinissimo qui anche alla staccata, è un troppo Monaco è questa, c'è pochissimo danno, spazio se altro... non nullo. Oh, anche molto pesante per Claudio, azione del DRS, prova a dare tutto l'ers River, ma rettifilo principale è troppo breve, non è nemmeno così tanto rettifilo, è un leggero accenno costante verso destra, salita verso il Mansenè, poi Casinò potrebbe cercare un incrocio per provare ad uscire più forte qui, ma la traiettoria in realtà è sempre quella, non c'è così tanto da inventarsi se non prendersi qualche rischio allargando le traiettorie di pochi centimetri, perché poi c'è il guardrail molto vicino anche qui al tornantino, per un momento bandiera gialla nel T3 prontamente rimossa, probabilmente un ennesimo doppiaggio con Naspaz e Robby. Ai box intanto anche Dr. Wu per riparare il danno all'ala, trazione al portiere, tunnel, poi di nuovo staccata del porto, ma arrivare troppo lontano anche in questo giro per tentare un attacco nei confronti di un Chicco Driver che fatica qui in trazione dalla variante, quindi ci vuole tanto cuore a provare ad uscire così forte lì dalla variante del porto e lanciare la vettura la traiettoria interna al tabaccaio, curva cieca, dove quinta marcia se non vado errato, e poi essenzialmente si fa tutto in pieno allargandosi leggermente sulla destra. Dimmi, altri 3 secondi e mezzo persi da sì, 13-2 credo sia anche un Ferra che sta guidando fuori con il braccino, ha provato River a ritagliarsi un varco all'esterno verso la staccata della Sandevo, ma nulla da fare. Intanto Krikkonen ai box, credo per tentare un giro veloce e sottrarre il punto veloce a River Marathon. È una lotta spietata questa della Mercedes. Versione Perez.
River Marathon ancora abbastanza vicino a Chicco per provare almeno a farsi vedere negli specchietti in maniera più pressante, molto profondo anche qui staccato dal Tornantino, ma è un Chicco che giustamente sta dal centro della pista, ultimi due tentativi qui alla staccata del Porto, poi bandiera a scacchi che attende un Faro 87 che sta guidando con molta parsimonia, attenzione che è abbastanza vicino a River Marathon per provare almeno a tentare un attacco nei confronti di Chicco Driver che difende la traiettoria centrale, va all'interno di River Marathon, i due vanno al contatto, si agganciano le due vetture, riescono a sganciarsi, a non meno riportare tanti danni perché si sono andati proprio ruota a ruota, qui spostamento in frenata da parte di Chicco Driver che non serviva personalmente, va solo ad aggiungere un po' di pepe a questa lotta che potrebbe anche saltare sul fatto del nervosismo dopo 38 giri di gara tra Occhio le che stradine del Robby è Principato, quarto, potrebbero eh. essere. Sì, Robby si sfrega le mani per un eventuale patatrac lì davanti. Bandiera gialla ancora una volta nel T2, ultima volta che si va ad azionare il DRS qui sul rettifilo principale per almeno tentare un attacco alla Sandevo con Ferra che è già passato. Arrivano in questo momento Chicco Driver e River Marathon. Ci viene anche dato un confronto tra l'usura delle due gomme. È ovviamente un Chicco Driver con una mescola più fresca, vista la durezza del suo pneumatico, ma molto più morbida, quella calzata da River Marathon che si porta con grande velocità qui al casino, ma per il momento sembra un nulla di fatto. Diamo uno sguardo a Ferrer che per l'ultima volta va sotto al tunnel e poi di nuovo verrà invaso dalla luce qui quando si esce dal tunnel per andare alla staccata del Porto. Ci spostiamo di nuovo poiché questo potrebbe essere un possibile punto d'attacco come abbiamo visto nel giro precedente tra Chicco Driver e River Marathon, un River che nel giro precedente si è fatto vedere proprio all'ultimo ed un Chicco che decisamente ha tirato fuori gli artigli almeno in fase difensiva, ancora una volta si sposta anche leggermente in frenata, vedremo se eventualmente ci sarà anche Camponata. qualcosa da discutere nel post gara con un River che per il momento non sembra farcela. E allora spostiamoci un attimino su Fabio Ferracini che per l'ultima volta va ad imboccare ed anche uscire dall'ultima curva, precisissimo, un Ferra 87 che vince ancora una volta, quarta vittoria stagionale quest'anno in Prime, un dominio per il momento, almeno morale, negli ultimi GP. Arriva un Chicco Driver stoico nella difesa nei confronti di River Marathon, che potrebbe avere qualcosa da ridire nel postgara, vedremo eventualmente. Podio che si chiude quindi con Chicco Driver e River Marathon in terza posizione. Dovremmo aspettare quasi un minutino per far Intanto arrivare Robby, poi Krikun e Dr. Wiles, pilotino e Naspers hanno preso bandiera, vai! ti segnalo che Dottor Wu ha fatto il giro veloce con gomma media. Ah, ce l'ha fatta, quindi... Dottor Wu, non Krikun. Ah, Dr. Wu, non Krikun. 13-1, Krikun 14-0. Ha fatto 14,7 Krikun. Insomma, Ho seguito il giro. particolare il fatto che quel rischio bisogna prenderselo anche per effettuare il giro veloce. River intanto viene segnalato un danno, non so se è stato Sì, preso la campanata al dopo. porto. Ah, giusto, Alla giusto. porta. Tratto del porto sulla quale passa in questo momento anche Ferra 87. Noi attendiamo i primi tre classificati qui nel party post gara. Dalla chat, se avete domande che volete far pervenire i primi tre classificati, libertà, facile a noi percepire tramite l'apposita chat qui su Twitch. Se siete su YouTube, vi aspettiamo. Dai, mettete la sveglia il venerdì alle 21, un quarto, 21:20, anche 21:30. Siamo sempre qui in live. Ormai abbiamo anche raggiunto quota 1500, quindi ci siamo persi. Non siamo riusciti a fare il memino con l'ingegnere Cani che fa 1000, però siamo lì e fa piacere. Sicuramente soddisfatto Ferra per questa ennesima vittoria. Insomma, fa sempre tanto piacere la vittoria del Principato di Monaco, anche per la sfida personale, ancora di più se è riuscito a creare questo gap con gli inseguitori, certamente un po' viziato, ecco, da quanto accaduto con Krikkonen, che aveva un po' tarpato le ali a River Marathon, ma era un River che aveva già commesso un errore almeno in ingresso della pit lane. Nei primi 12 giri, più o meno, nel primo stint era sempre stato sotto il secondo con Ferra, sembrava essere una bella lotta fino alla bandiera a scacchi. Poi, purtroppo, l'evoluzione della gara ha portato il pilota Alpine in terza posizione. Alpine, comunque, soddisfatta per questo terzo e quarto posto. Raffaele, io ti saluto, vado in party con i ragazzi, ci aggiorniamo a questo punto prossima settimana. Molto bene, grazie mille Andrea e con te al Grazie a solito voi, rinnoviamo il ciao. ringraziamento a tutto lo staff, tutti i ragazzi che tra regia, direzione gara, commento si sono avvicendati nel corso di questa ennesima settimana con i campionati Fiat. Buonasera e grazie mille anche a FC Rec 81 per la partecipazione, i complimenti come sempre fanno sempre molto 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 piacere, quindi grazie mille, complimenti ovviamente anche a tutti i piloti
Quelli che sono arrivati, bravi, quelli che non ce l'hanno fatta, almeno grazie per la partecipazione, perché non è facile anche prendersi l'impegno con così poco allenamento, magari può capitare per i ragazzi della Prime di dire, ma sì, dai, corriamola, invece che semplicemente comunicare un'eventuale assenza e via. Tanto ti ho invitato Sì, ho in visto Rimi la 3. notifica, grazie mille. Allora, aspettiamo che si uniscano qui nel party Fabio Ferracini, sempre più leader di questo campionato, un chicco driver che prova a tenere il passo anche per l'eventuale zona finals, lì lotta con Cricanon, e un River Marathon che deve mandare giù un boccone di 13 punti persi nei confronti di Ferra, almeno in attesa dei risultati ufficiali, e poi vedremo con proprio la conferma da parte della direzione di gara, dopo lo scrutinio dei vari giri, questi eventuali 13 punti che si andranno a sommare a quei 30 per consegnare, forse anche prima, sicuramente dopo questa seconda pausa stagionale, un Ferra sempre più leader della classifica. Ci hanno raggiunto in questo momento i ragazzi. Ho visto entrare River, non ho fatto caso se è entrato Fabio anche. Ne dubito. No, Fabio ancora Interpellato, non non c'è, c'è rispose, quindi. Chiccolo. Ciccolo qui. Chiccolo e Cristian. Buonasera. Buonasera ragazzi, andiamo Fabio così possiamo iniziare. Ripresi? Complicato, tosto. Buonasera. Presi. Io ancora non mi devo riprendere dalla gara di martedì. Niente, diciamo che ci ho provato con Chicco, ma è difficile. Mamma, è stato duro, Dio Ci mamma. ho provato lì, ho tirato una staccatona e boh, dopo mi sono tirato anche indietro perché non ho capito se lui mi ha chiuso o io sono stato troppo aggressivo e devo Io dico la rivedere. verità, ti ho visto, però eri un po' lontano. Però cioè, io devo, la Sì, chicane la devo no. fare. Se tiravo Sì. dritto, beccavo penalità. Sì, io devo rivederla, però sì, può essere anche che sia vera la tua versione, è che io ci ho provato, ho detto provo tutto per tutto e non volevo neanche romperti. Ah, ma no, vabbè. È andata, vabbè. Tanto avrei avuto danno anche te. Sì, no, infatti, ma Anch'io le fiancate, infatti facevo una fatica a curvare gli ultimi due giri. Vabbè, è arrivato molto anche bene. Fabio. Molto bene, grazie mille ragazzi. Allora iniziamo proprio da Fabio. Ancora una volta, ennesima vittoria per questa stagione, ennesima volta anche qui a Monte Carlo, in lotta proprio con River, se non vado errato, ne avevamo parlato per quanto riguardava il 2019. Quarta vittoria stagionale, in attesa sì dei risultati di Pescara, ma quello che a livello morale e consapevolezza del proprio potenziale sembra il più concreto, insomma il più consapevole, ecco. Ciao Raffa, buonasera a tutti. Ma diciamo che è stata una settimana un po' travagliata. Ho avuto problemi alla console. Infatti ero in dubbio perché durante le prove, durante la settimana mi si spegneva così dal nulla. Quindi non ho provato tantissimo e la cosa si è vista poi stasera. È stata bella la prima parte di gara, dove c'era River dietro e con l'ingegnere eravamo lì per cercare di non farci fare l'undercut. Abbiamo anticipato un giro prima, che era il giro poi che è rientrato anche lui. Quindi è stata bella la prima parte e la seconda solo di gestione e solo di tranquillità. Ho rotto l'ala, non so, agli ultimi giri, ma per fortuna non era gravissimo, sono riuscito a portarlo in fondo. Niente, sono contento, dai, contento per un'altra vittoria. Molto bene, grazie mille. Poi veniamo al secondo posto invece per Chicco Driver, di nuovo a podio. Insomma, si è ripreso da quegli infami 3 secondi presi a Portogallo, anche se anche quel secondo posto sarebbe stata un'immensa gioia, immagino. Però comunque qui nel Principato di Monaco la sfida per prima con i muretti e poi anche in vista con River è una bella prova, ecco, una bella iniezione di fiducia anche per te. Eh sì, diciamo che venivo da due gare in cui sicuramente i tecnici dell'Honda non hanno dovuto lavorare tanto sul motore perché avevo fatto 10 metri. E niente, dai, la qualifica è stata buona. Potevo fare la pole perché nel mio ultimo tentativo ero sotto 4 decimi, ma nell'ultimo settore mi sono mangiato tutto.
partenza così così, ho perso due posizioni, poi ho dato una toccatina alle barriere, ho avuto un danno all'ala, poi ho fatto l'undercut su Krikkonen e da lì in poi ho solo pensato a portare alla macchina al traguardo, senza cercare di commettere errori, anche se ho avuto River per tre quarti di gara sulla schiena. Molto bene, veniamo proprio a River Marathon che insomma, primo stint era lì, poi ecco, non so cosa è successo ai box all'ingresso che abbiamo visto là perdere del tempo e poi purtroppo il traffico a Monaco è questo, un po' con Crayon, un po' come detto con Chicco, è complicato trovare spazio. Ciao, buonasera a tutti intanto. Niente, primo stint è andato perfetto, solo che io a un certo punto ho visto Ferra che si stava per girare mentre che entrava in box. Non so se si stava per girare o era un fantasma, non so. Perché Sì, sì, sì. era trasparente e stava per girare. E io mi sono girato. Cioè, non so perché. Sì, te lo confermo. Stavo rientrando in box, mi sono praticamente fatto in drift, sì, E nell'ingresso box. mi sono girato anch'io, non so il perché, e praticamente ero davanti al box, ho detto vabbè, ormai entro, non volevo entrare, e entro e dopo vabbè, perché sapevo che se entravo mi beccavo Krikkonen, e infatti così è stato. Dopo c'è stato un contatto con lui che devo rivedere, e ho rotto l'ala, e ho detto vabbè, rientriamo ormai perché non girava più. Niente, sono andato a prendere. Ho preso Chicco e con la gialla ero lì. Dopo ho detto, cioè, dopo Patrick mi fa: ascolta, vai a mettere la rossa, che semmai ce lo riprendiamo. E dopo, insomma, sei molto più veloce con la rossa come passo, e magari hai più possibilità di superarlo. E l'ho ascoltato, solo che gli ultimi giri ci ho provato, ma qua è impossibile. E niente, c'è stato un contatto con lui, però cioè, non c'è stato niente da fare, cioè, è impossibile. Cioè, dovevo proprio rischiarla al massimo, però ho detto no, dai, cioè, va bene anche così alla fine. Peccato perché il passo c'era, forse oggi si poteva anche fare qualcosa di più, magari la prima vittoria, però niente, come sempre gira abbastanza male. Vediamo se tra qualche gara girerà un po' meglio, insomma. Molto bene, grazie mille Christian. Chicco, seconda stagione, Soffietta l'anno scorso in Francia non andò benissimo, però fu uno dei primi sprazzi di positività, insomma, già arrivare al traguardo nelle primissime gare anche senza aiuti per te. Cosa ti aspetti tra 2 settimane al Paul Ricard? Francia, mi sa che uso la tattica di Monaco, arrivare in fondo. Come pista, dai, non è un granché, però vedendo là che ci sono stati dei buoni miglioramenti dall'anno scorso a quest'anno, abbastanza fiducioso. Tutto gira quest'anno, almeno per me, sull'assetto. Se hai un assetto buono che ti fa, permette di spingere, allora il risultato arriva. Se non ti fidi, vai piano, sei lento. Almeno per me. Molto bene, grazie mille. Fabio, il solito sempreverde, anche lui dalla chat, sono tutti sempreverdi stasera. NCVR46 ti domanda se ti senti il grande favorito per questo mondiale. In attesa dei risultati post gara, sono 43 punti sul primo degli inseguitori. Ma no, non faccio, penso che sia ancora presto fare i conti, ma più che altro io penso che il passo senza nulla volermene, cioè non che me ne vogliano gli altri, penso che il passo sia uguale a quello di River e di Leuz. Si è visto in altre piste, queste ultime due che abbiamo fatto, diciamo che non è venuto fuori il vero passo di tutti. Penso che sicuramente le 3 piste di dicembre, Francia, Austria e Inghilterra, sicuramente spero anche io di lottare con loro, che è quello, cioè nel senso, penso che sia quello il passo loro, non le ultime 2 gare che abbiamo visto. Quindi non è una lotta sul cronometro, è un sì che è bello stare avanti, però un po' di corpo a corpo oppure no, niente corpo a corpo. Sì, assolutamente, assolutamente. Non quanto quello in Portogallo con Leuz che mi ha rotto tutto, ma sicuramente oggi secondo me River ne aveva molto di più di me. Ne aveva molto di più di me. Si è visto anche qua, che ha guadagnato
guadagnato tanto, sia con l'ego, col cambio di gomme, eccetera, ripreso chicco, anche nei tempi che mi diceva l'ingegnere ne aveva molto più di me. Quindi è da vedere in altre piste, questa è quella di quella di Baku, non, secondo me non fa testo. Molto bene, grazie mille. A proposito del Portogallo, prima citato dal Bonferra, vi ricordo che venerdì prossimo non ci sarà ovviamente la Prime perché i campionati sono in pausa, però ci aspetta il Premier League Ultimate Showdown. Si torna in Portogallo per la prima volta anche per il Premier League Ultimate Showdown, sta sfida tra tutti i ragazzi che dal 2016 hanno preso il via come piloti ufficiali o wildcard a questa competizione. Quindi vedremo se troveremo Fabio, River e Chicco. Fabio, così, spoiler, ci sei o non ci sei? Però c'è anche della pretattica anche qui, anche della strategia, perché si lavora a gettoni presenza, eccetera. No, io già lo metto avanti. No, venerdì non ci sono. Fatto tutto puffete chat help. Ok, non so se ero esploso io, però la live c'era ancora. Di colpo mi ha dato quell'audio. Non eri in parti. Stavo parlando da solo. Spiace. Va bene, dai, allora direi che possiamo fermarci qui. Grazie mille allora Fabio per essere stato in questo Mascara 2. Perdonatemi l'interruzione finale. Ok, ciao, buonanotte a tutti ragazzi. Ciao Raffa, ciao. Ovviamente un ringraziamento e idem stesso perdono per il buon Chicco. Buonanotte anche a te. Ciao a tutti ragazzi e saluto una spettatrice speciale che mi ha seguito questa sera. Nome, vogliamo il nome o il nickname? Saluto. Il nickname non lo so. Vogliamo nome, però... cognome, data di nascita. No, data di nascita. Ragazza, più piccola di me. La famiglia. Poi ma sto lontano, sto in Romagna. Ah, ok. Molto bene, grazie mille. E un ringraziamento ovviamente anche a River per essere stato qui con noi in questo Pascara. Grazie a tutti. Volevo solo fare i complimenti a Roby che ha fatto un quarto posto e sono molto contento per lui. E secondo me, con un po' più di allenamento, potrebbe anche un giorno magari arrivare a podio. Ho fatto proprio il tifo per lui. Guarda, che arrivasse quarto. Bravo, molto bene. E allora ringrazio ovviamente anche Ernesto. Grazie a te Raffaele, pure io vorrei ringraziare qualcuno, vorrei ringraziare la ragazza di Chicco. Allora ho visto gente bannata per molto meno, quindi attenzione. Ecco, quindi attenzione, il nostro direttore gara se non c'è più un casino. Guardate a tutti. Molto bene, allora vi aspetto sui social ragazzi, chat anche questa sera bellissima, fantastica, grazie per i tanti spunti di discussione, per tutto quanto. Al solito ci risentiamo come detto sui social, Instagram, Facebook e ovviamente sul sito www.formitalianteam.com. Non ho fatto caso se questa sera è stato lanciato il sondaggio per il Driver of the Day, lo vado a vedere al volo, sì, purtroppo alcuni piloti hanno anche abbandonato, me ne sono ricordato proprio ora all'ultimo, voto anch'io, votato un Chicco, però ha vinto Robby con il 38% delle preferenze, quindi grande Robby per questo. Non è un punticino in più, prima o poi passerà il DDL per punto per il Driver of the Day, però per ora non c'è, quindi prima o poi ce la faremo, dai. Grazie allora a tutti quanti dalla chat ancora una volta da parte di Raffaele Lelli, per voi Rossi, buonanotte, ciao ciao, buonanotte a tutti.